Grazie, grazie a voi, grazie a Massimo, grazie per questo invito al Consiglio nazionale di oggi. Ovviamente un saluto grosso a Massimo da parte mia, da parte dell'ANIA e da parte della nostra Presidente Farina che chiaramente Massimo ha ricordato nei suoi saluti, nei suoi ringraziamenti. E grazie a Massimo perché il percorso fatto è un percorso fruttuoso, un percorso che ha dato dei grandi risultati. Io notavo incidentalmente quando Massimo parlava che abbiamo fatto un percorso congiunto perché io 12 anni fa esattamente diventavo responsabile delle relazioni industriali di ANIA e ricordo ancora quando Massimo fu eletto e io entrai a far parte col presidente Cerchiai e il professor Galli della squadra dell'ANIA e da lì cominciò un lungo percorso. Noi l'abbiamo gestito chiaramente con la regia di Massimo, ma con la presenza diretta di Renato Pellegrini, tutta la squadra degli assicurativi con i quali abbiamo un rapporto fecondo e un rapporto continuo e abbiamo, lasciatemi dire, raggiunto tanti obiettivi importanti, i contratti nazionali siglati, creazione del fondo FBA, il fondo di solidarietà, le attività degli enti bilaterali, della nostra Commissione Nazionale di Pari Opportunità che è animata da tantissime colleghe e con grandi idee, anche recentemente abbiamo fatto dei seminari, anche se solo via webinar, molto molto interessanti. Poi forse Simona potrà testimoniarlo, anche lei è presente continuativamente in queste attività. Quindi tanti risultati da raggiungere, però io accetto, essendo ancora sulla tolda con Massimo, appunto, che sta lasciando. E mi è piaciuto il fatto che dice, non mi dimetto, ma sono io che decido a certi livelli di lasciare il campo. Accetto la sfida e dando per assodato che è sempre stata una mia prepotente convinzione che il rapporto è un valore, come diceva Massimo prima, e questa è una cosa che a me piace molto come idea, abbiamo nei rapporti che stiamo andando a instaurare con i segretari nuovi, con i colleghi del sindacato che andiamo ad incontrare in questi giorni, nuove sfide. La sfida numero uno, l'avete ricordato in molti, è il discorso che dovremo andare a fare a breve sullo smart working. Qui c'è una qualche cosa che sta cambiando, un modello di vita, non un modello di lavoro, parlo di un modello di vita che sta profondamente cambiando tutti noi e in qualche modo stravolgendo, come ha ricordato qualche collega poco fa, la nostra vita, la nostra mentalità, le nostre abitudini. E qui dovremo cavalcare l'onda, quindi dovremo essere capaci con i sindacati, con la UIL e con le altre nostre sigle di settore assicurativo, di trovare le migliori soluzioni per far sì che questo new normal sia un qualche cosa governato e diciamo, riuscito bene per dare ai nostri dipendenti un futuro di smart working sereno e sicuro e tranquillo. L'altra sfida grande che Massimo ha ricordato a Renato e in qualche modo lo ricorda anche a me come interlocutore, non parlo di controparte, parlo di interlocutore, è il rinnovo del contratto, un rinnovo che è scaduto ormai da un anno, aspettiamo a breve l'inizio del confronto, sarà un confronto serrato, ma anche su questo credo che dovremo trovare, ne parlavo proprio l'altro giorno con i colleghi del sindacato con i quali abbiamo avuto un contatto per questo discorso dello smart working. Credo che dovremmo cominciare un percorso anche per cambiare il contratto e renderlo anche qui uno strumento diverso, uno strumento nuovo, più realistico rispetto a quello che magari è oggi uno scritto, ormai un po' datato, che va, rimodernato, va rivisto. Quindi anche qui è una grossa sfida e immagino che la Wilca, come ha sempre fatto, avrà una parte primaria in questa scena. Un abbraccio anche, se solo virtuale, a Massimo Masi, un augurio di un futuro sereno, ricco e soprattutto in salute. E un augurio a Fulvio Furlan, che io non ho mai avuto modo di conoscere direttamente, mi auguro di farlo anche se solo via web nei prossimi giorni e magari Renato permetterà di poterci contattare e poter iniziare un discorso tra di noi che porterà appunto verso nuovi orizzonti e verso nuovi traguardi. Un abbraccio e grazie ancora. Grazie Riccardo, hai ricordato che abbiamo iniziato assieme, è vero, iniziamo proprio più o meno nello stesso periodo, quindi grazie per averlo ricordato. Esatto, era una cosa che mi era venuta in mente ricordando la mia entrata Certo.
con Fabio Cerchiai e con Gianpaolo Galli, e ricordavo che tu prendevi questa posizione di responsabilità. Poi noi non abbiamo avuto un contatto diretto e di collaborazione, perché c'era sempre un discorso di Renato, che era un po' il nostro referente diretto, ma abbiamo avuto diversi contatti, sempre molto fecondi e molto schietti, e questo ovviamente mi fa oltremodo piacere.